Capitolo 8. Kate, innamorata come una quindicenne, faceva tutto ciò che gli ordinava David. Decise di vendere l'International Group e di investire in un'azienda più grande. Susan si mise alla ricerca della scoperta sulla strana vita di David. Chiamò l'investigatore Frank, spiegandogli gli ultimi accaduti. Era necessario riaprire il famoso caso di suo papà George e la mamma Emily. Non c'era nessuna pista. Ma Susan, in preda ad un pianto disperato, convinse Frank, un uomo gentile e affascinato dalla sua bellezza, dai suoi occhi bruni e le sue lentiggini sul naso. Frank aveva sempre avuto un debole per Susan. Tra loro c'era una forte chimica. Frank decise di aiutare la dolce Susan. Nel frattempo, uno squillo improvviso, il suono del telefono di Susan. Era Francie, la tata. Stava morendo. Si recarono in ospedale. Francie era in fin di vita a causa di un incidente stradale. Un grido spaventoso. «No, Francie!» gridò Susan. «Non puoi morire!» L'ultima parola che pronunciò Francie. «Susan, ti ricordi quella sera? Tuo padre andò in biblioteca. Io vidi dietro una porta una figura buia con un'arma tra le mani.» «Francie!» chiese Susan. Ma Francie, poco dopo, spirò. Francie morì. E Susan, disperata per la perdita della sua tata, che l'aveva cresciuta come una madre, ebbe un enorme dolore. La loro casa, il loro giardino e il suo rifugio segreto. Fin da piccola, con sua sorella Kate, si prendevano per mano, ammirando le bellissime rose profumate, e iniziavano a fantasticare e a raccontarsi le storie più incredibili. Correndo spensierate, attendevano l'arrivo di loro padre, il più celebre uomo d'affari di New York. Così la premurosa Francie morì, lasciando un vuoto enorme nella vita di Kate e Susan. Ora rimaneva un'ultima cosa: scoprire la verità e vendicare la memoria della famiglia Destiny. Susan deve parlare con Kate e farla ragionare. Come poteva lo spietato David, senza scrupoli, l'uomo più viscido e senza cuore, gestire l'International Group? Susan escogitò un piano strategico. Doveva smascherare l'infido assassino di sua madre e suo padre, salvare Kate e l'azienda. Con l'aiuto dell'investigatore Frank pensò al suo piano. Ormai mancava poco. Aveva solo bisogno di un po' di fortuna.